Scusate il ritardo, stavo finendo di preparare la valigia. Ah, per andare dove dite? Non ve l'avevo detto? Mi trasferisco in Spagna per 6 mesi. Sì, ma non vorrete che io parta così senza prima aver sistemato un paio di cosette, no? Come? Quali? Ah, perché voi partireste così, senza prima aver fatto un piano economico per i prossimi mesi. Ma proprio devo spiegarvi tutto allora, eh? In questa puntata di Student Talk ti daremo dei consigli per viaggiare leggeri, ma non troppo. Prima, però, al solito, metti un bel mi piace. Quando è in programma un lungo periodo all'estero, magari per l'Erasmus, devi cercare di programmare il più possibile le tue spese per evitare di trovarti nei guai. A seconda del paese in cui andrai, per esempio, le commissioni di prelievo o di pagamento al bancomat saranno diverse, quindi meglio farsi due conti prima di prendere l'aereo. Punto primo, apriti un conto corrente prima della partenza. Ti servirà per richiedere una carta di pagamento collegata, ma anche per gestire tutte le tue operazioni bancarie online. Se devi pagare l'affitto, ad esempio, potrai farlo attraverso il tuo PC o attraverso il tuo cellulare addirittura. Inoltre, dematerializzando la tua carta, potrai averla sempre a portata di mano, attraverso il tuo smartphone, e pagare con quello. Punto secondo, proteggiti dalle frodi. Attiva il servizio GeoControl. In questo modo potrai scegliere i paesi nei quali la tua carta può essere utilizzata, che generalmente sono quelli che rispettano gli standard di sicurezza europei. In questo modo, se qualche malintenzionato clonasse la tua carta, correresti meno rischi. Punto terzo, suddividi i soldi su più conti e carte. Perché? Beh, nella sfortunata ipotesi in cui dovessi perdere la carta o essere derubato, in questo modo hai sempre dei soldi di emergenza. Punto quarto, decidi dove prelevare i contanti. Se ti trovi in un paese che non adotta l'euro, potresti dover cambiare i tuoi soldi in uno dei tanti cambiavalute che trovi in città. Ecco, in questo caso sappi che le commissioni, cioè i costi di servizio, saranno piuttosto alti anche nel prelevare al bancomat. Per tenere sotto controllo i costi, informati sempre bene prima di partire. Punto quinto. Attiva un'assicurazione sanitaria a viaggio. Se dovessi romperti un piede mentre fai base jumping e dovessi correre in ospedale, beh, meglio essere assicurati. Quanto costa, dici? Beh, questo dipende da una serie di cose, dalla tua situazione personale, dai tuoi programmi di viaggio. Ricordati solo che più infortuni copre e più costa. Scusate. Pronto? Ah, è la signora dell'assicurazione. Sì, ho chiesto io. Sì, l'assicurazione contro i morsi di coccodrilli. E anche contro l'acqua bollente, potrebbe cadermi sui piedi mentre cuocio la pasta. Sì, anche quella, sì, ho chiesto anche quella nel caso in cui i vasi di fiori che cadono in testa quando cammini, insomma, queste cose. Quanto, scusi? 10.000 euro. Forse devo modificarla un po'. Punto sesto e ultimo. Se sei in viaggio con gli amici, dividi le spese. Per farlo però non hai bisogno della calcolatrice o di carta, penna, esistono tantissime app che tengono traccia delle tue spese e dei debiti che hai con gli altri. Tu inserisci l'importo della spesa, dici all'app in quante persone va divisa e lei ti fa i calcoli in automatico. Facile, no? Per esempio, nell'ultimo viaggio che ho fatto con gli amici, io ho tenuto traccia di tutte le spese. Cosa? 300 euro. 300 euro di debiti, ma com'è possibile, scusate? Bene, ora dovresti essere pronto per la partenza. Io me ne vado, perché sennò, sai, perdo l'aereo. Ci vediamo.